Salve a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Come siamo frizzantini oggi? Come siamo frizzantini? Perché sarà che quando vi metto questi rossetti così darkettoni, tutta la mia anima dark, mi ci manca solo il giacchetto di pelle. Poi yeah. Allora, come ho detto nel video o in due video faccio, mi sono fatta una maschera che mi ha unto o ungiuto il capello. Quindi siamo proprio, cioè, benvenuti nel canale Disagio, ecco, così, proprio, mamma mia, una schifezza. Comunque, allora, mi avete chiesto, ma io quando parlo al plurale è perché mi segno la domanda, ma puntualmente mi dimentico di segnare chi me l'ha chiesta, perché sono una rincitrullita, per non dire rincoglionita. Allora, le palette di Anastasia Beverly, ah no, aspetta, ma non c'è, mi stavo scordando. Sono venuta a Makeup by Viva Amsterdam. Se vi stavate chiedendo, ma chi è questa? Ma che vuole? Ecco, adesso ve l'ho detto. Allora, dicevamo, le palette eyeshadow palette di Anastasia. Quante ne ho? Quella che ho, quella che preferisco. E due look, una con la Solar Sultry e una con la, non lo so, di Jackie Aina. Quindi immaginate che quelle due ce l'ho. Allora, quella che ho, la più nuova, è appunto la Nouveau Eyeshadow Palette. This is, ve l'ha fatta vedere pure con i spaghetti al sugo, ci ho messo questa sopra ed è top, bellissima. Poi c'è, ci sono dei verdi, dei violetto, il violetto lì indachino e mi ha conquistato la soul. Poi c'ho, in ordine di quando, come l'ho comprata, la Riviera, che è questa qui, molto carina anche lei. Un po' sottotono rispetto a queste qua che ho, come ma leggermente come pigmentazione, ed è anche meno polverosa. Non so se è un lotto, lotto alle 8, o se è proprio così. Però è molto carina. I matte sono adorabili, meravigliosi. I shimmer sono un po' vecchio stile, ma di tutto rispetto. Se la trovate a poco è meglio. Poi la Jackie. Vabbè, questa che ve lo dico a fare, cioè questa è meravigliosa ed è strausata, perché per incarnati medio scuri è la morte, cioè è bellissima, c'ha questo marrone rosso, bella, è proprio bella. I shimmer non sono tanto brillanti, no. No, questi non sono tanto brillanti, ma questi sì, no, è proprio bella. Top. La Sultry pure, ma mi hanno detto che non la fa più, cioè mi hanno dato questa notizia sconvolgente, a tratti allucinante, come diceva il buon vecchio Manu, e quindi ci sono rimasta malissimo, perché comunque è una palette di nudi che spigne, raga. Io mo' di nudi, per esempio, ho quella della Denona, vi ho fatto infatti il video di confronto tra la Sultry e quella di Denona, ma questa per me, per come sono abituata a fare le cose io, la batte, sai che la sto anche pulendo. Ed eccola qui. Cioè, questi shimmer vengono sempre scelti, perché io chiedo sempre, quando una volta faccio la struttura e poi dico ci mettiamo un po' di brillantino, scegliamo un po', faccio un po' di proposte, ma mi scelgono sempre questi shimmer qui, sempre, sono proprio luce. E poi sbocciati sono spessi, ma sull'occhio un velo di luce favolosa. E mi avete chiesto anche, ah, un look con questa qui. Ma cominciamo con la Jackie Aina, in realtà, perché c'ho un look nel cervello, l'omino del cervello, e quindi lo andremo a fare. Ci abbiamo anche lo specchietto, sì, fantastico. Cioè, dovrebbero essere vietate dalla legge le palette senza specchietto, io devo dire la verità. Quindi faccio solo un occhio e poi l'altro occhio lo facciamo off camera, perché sennò verrebbe un video veramente di 54 milioni di anni di minuti. Aspetta che sposto il pennellame e comincerei io con questo occhio qui, devo dire la verità, questo qua, ma sì.
Allora, ho messo un primer di quelli sottili che si asciugano meravigliosi, eccetera, eccetera. No, quello di Essence, proprio banale, banale. E vado a fare la, diciamo, base con la matita. Che voglio fare questo disegnino che tutti i veri influencer amano sempre fare. Ovviamente fare prima un occhio poi l'altro è un po' problematico perché è rischioso, che non la fai proprio uguale, soprattutto quando fai queste situazioni con la palpebra un po' anziana. Vabbè, ma a noi ci piace da rischiare. Quindi, fatto questo disegno, vado a prelevare in questo caso io voglio un bel marrone e uso questo qua. In realtà questi tre marroni sono bellissimi perché, vabbè, dico tre marroni, però lo faccio vedere. La pigmentazione è disumana, cioè di solito quando una palette è un po' più polverosa, lo dico sempre, un po' più pigmentata, ma i scuri comunque rilasciano il colore e poi nei bordi sono un po', vanno un po' a perdere, no? Invece questi, cioè tu fai così, cioè il colore c'è, continua. Cioè, dovunque tu vai, colore, 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 ed è qualcosa di meraviglioso. Vabbè, detto ciò, già me l'ho sporcata, cominciamo proprio bene, cominciamo proprio meravigliosamente. E mi devo pulire, se no mi sporco la faccia. Quindi vado con quel marrone più scuro rosso, bello rosso, e lo vado a tamponare sulla mia zona, questa qui che ho disegnato. Ah, tenendo conto che questo è il pennello suo della palette, Allora, vi faccio un altro pilotto, ve lo faccio, eh. Quando mettete la matita o base appiccicosa, ricordatevi, dove voi avete messo la cosa appiccicosa, dovete tamponare il colore, perché se voi sfumate il colore su un qualcosa di appiccicoso, non verrà mai omogeneo. Quindi, e vi ritroverete con delle macchie che dite, oddio, questa palette fa schifo. E ve lo dico sempre, raga. Ve lo dico sempre, ma voi non mi ascoltate mai. Perciò io ve lo dico sempre. Bene, allora, quindi una volta tamponato sul disegno che ho fatto della matita, e cioè, vedete che cioè, è tutto fatto da solo. Cioè, capite? Quando fate questa cosa, sì. No? E quindi una volta tamponato, nelle zone dove non ho messo la matita, allora posso andare un po', anche con quello, magari il pennello pulito, posso andare a sfumare l'eccesso di polvere. Però il disegno c'è. Se voglio andare a intensificare, o prendo un pennello più piccolino, o sempre con lo stesso pennello, rintigno,
e vado, però mai strisciate, sempre tamponatine sicure in modo da non fare chiazza. Ok, qui non ho messo matita, non ho messo niente, c'è solo il primer, infatti vedete qua la polvere sfumata. Allora, a questo punto nella parte qui di sopra potrei mettere un colore, un transition color, che in realtà per il mio incarnato qui non c'è. Quindi potrei prendere leggermente questo qui, andarlo proprio, lo prendo e lo scarico sulla mano perché è molto pigmentato. E quello che rimane sul pennello lo passo qui. Qui che non c'è matita e non c'è solo il primer apposito per sfumature, vado tranquilla. Quindi se voglio aggiungere colore vado a ripescare dalla mano, non vado a rintingere nella cialda. Se rivoglio intensità qui vado a ripucciare un po' di colore, magari, o a pennello sporco vado, però io voglio comunque un effetto molto così. Aia. A questo punto prendo con un pennellino piatto questo colore. Che vi fa vedere. Ok. E lo metto allora, se non siete sicuri, quando prendete un pennello piatto e fate il suo lavoro e non sapete come si comporta, passatelo prima sulla mano per vedere se rilascia i granulini, no? Fate un po' di experience prima di parlare male di una cialda o di un così, sempre così. E la vado a mettere come se stessi facendo una cat crease, diciamo così. Vedete? E la vado a mettere sulla palpebra fino al raggiungimento dell'angolo qui dove ho creato il mio disegno. Allora, a questo punto è bello che è, bello proprio. Prendo questo qui, Trust Issue, che fa un po' di, che è un topper, no? Fa un po' di, come si dice, lo stratino, ma a noi non ce ne frega niente. Eccolo qua, sempre, faccio vedere. E lo vado a passare piano piano, piano piano, al centro. Per creare una sorta di volume. Bel look, sempre sobrio. Ovviamente adesso vado a fare, metto matita nera sotto e vado a fare anche l'altro occhio e poi ci vediamo insomma per i saluti. Eccomi, allora il trucco finito è questo. Avrei potuto fare qualcosa di più sobrio? Sì. Ci ho pensato mentre lo facevo? Sì. Ma poi ho preferito esagerare come al solito? E dai. E quindi. Raga, è più forte di me. Cioè, proprio mi scappa la mano e così. Cioè, tipo, sto facendo così. Naturale o drag? Naturale, drag sempre. Però. No? Bello, mi piace. Mi piacciono tutte queste polveri, come già vi ho detto, e adesso cercheremo di fare qualcosa di sobrio con la Saltree. Ciao!
chi ci crede? E niente, quindi spero che il video vi sia piaciucchiato, anche piaciuto tanto, piaciuto mediamente. Mi raccomando, seguitemi per nuove emozionanti avventure, lasciate un like, un commento, divulgate il video, anche cioè per insultarmi, tipo ah guarda questa che sta a fa, ma chi è sta vecchia, così per deridermi, fa niente. E alla prossima, e mi raccomando attivate la campanella, perché non serve a nulla come nulla nella vita.